Questi oggetti sono gli oggetti della miseria, gli oggetti di un mondo che sempre sia finito, il mondo contadino, ma accomuna tutti i popoli della terra perché tutti siamo figli di contadini. Il Cilento chiama, Treviso risponde. Cosa unisce l'area della Campania alla Marca trevigiana? Una cultura contadina che troppo spesso si dimentica e che ha narrato nei secoli i sacrifici di intere generazioni. Lo scorso weekend a Villa Margherita una manifestazione culturale che ha portato in città una mostra ricca di oggetti e storie di un passato che ci riguarda tutti. Un'esposizione ospitata all'interno di Villa Margherita Inclusiva, il progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Treviso, la nostra zona è speciale in questo campo perché ha una storia di agricoltura molto 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 più importante di quella del Cilento, per cui mettere a confronto due modi di lavorare la terra significa scoprire due modi di vivere, ma sempre nella sofferenza e nella fatica. Questo è il principio interessante di questa mostra. Vogliamo scoprire ciò che ci accomuna per eliminare ciò che ci differenzia. Questo aratro, questo qui, era in uso prima dell'invenzione dell'aratro a vomere, che è stato inventato intorno all'anno 1000, quindi questo che veniva usato prima di quell'epoca. Il vomere, l'aratro a vomere, ha cambiato la storia d'Europa, e questo che l'abbiamo ristrutturato per dare il simbolo del nostro lavoro. Il lavoro nei campi, la vita quotidiana, dai giochi per i bimbi alla musica come passatempo per addolcire momenti spesso difficili, la vita a tavola, un universo di testimonianze concrete, perché la cultura contadina è patrimonio di tutti. Si raccontano le storie di chi fa le guerre, di chi vince le battaglie, ma non si racconta la storia di chi ha combattuto battaglie per sopravvivere. Questa villa, grazie a Mirella, sta diventando sempre più simbolo di inclusione. Inclusione sociale, inclusione culturale, inclusione geografica anche in questo caso, perché ospitiamo la tradizione di un'altra regione. Però credo che sia anche il bello, no? Cioè, e dimostra anche quello che è il DNA dei trevigiani, che sono un popolo aperto a tutte quelle che sono delle esperienze diverse dalla nostra.